ultimi ritocchi, Rossella? Qua una squadrona proprio. Una squadrona. Antonio, tutti al trucco. Tutti al trucco. Siamo quasi pronti. Pronti. Siamo allora, emozionati. Ti credo. Siamo da oggi per tre settimane, per giusto? Tre Antonio? Settimane, sì. Tre avremo settimane. Romeo e Giulietta qui al Teatro Pegaso. Ma come mai proprio Romeo e Giulietta? Che bella domanda che mi hai fatto. Perché parla d'amore, ma non solo. Perché parla di due adolescenti. E perché parla di questa differenza anche generazionale, perché pur essendo così antico è un dramma comunque moderno, comunque una storia moderna, ancora oggi. Palma contro palma. Infatti è questo il bacio sacro dei palmieri. Ah, ma anche i palmieri non hanno labbra. Sì, pellegrino, labbra che servono per la preghiera. Allora, dolce santa, lascia che le tue labbra facciano come le tue mani. Esse pregano e tu esaudiscile, in modo che la fede non si muti in disperazione. Scontri di volontà, perché parla di giovani, perché parla anche di amicizia, di lealtà, di amicizia. Di lieve ragnatela, il mantice d'ali di cavallette e finimenti d'ume di raggi di luna. Quindi c'è Shakespeare. Shakespeare di Alessandro Moser. Di Alessandro, questo dobbiamo andarlo a beccare. Per forza. Tu fai la balia. Io faccio la balia. Non potevi fare altro. Non potevo fare. Mi hanno proposta per la parte di Giulietta, mi dicono che io sia fuori età, non capisco. Ma come lo vedi? Va bene, in piedi adesso tacci, dico io. Sì. Ah, come volete. Ah, che Dio ti benedica. Giulietta non la vedo ancora. Eccola, è la truccatrice, eccola qua. Che sta truccando chi? Augusto. Che è un servo Capuleti. Yes. Guarda che trucco, eh? Giulietta truccatrice. Sì. Ma è un po' anche per smorzare la tensione. Soprattutto. Mi sfogo su di loro. Però, ma questo è un evento, siete tantissimi, è vero Antonio? Siamo tantissimi, è stato difficile. Una bella compagnia. Siete 10, giusto, sul palco? Una decina di persone. È da tanto che non facevi una cosa così tanta. Era un po', sì, era un po'. Però è bello, in costume, bello. Hai detto la parola chiave. Chi l'ha fatto tutti questi costumi? I costumi sono del Pegaso Atelier. Formato da una certa Antonia, vero? Divertita come una pazza. Mi sono divertita come una pazza. Avevo voglia di recuperare. Era tanto tempo che non cucivo, che non facevo. Dai, ma mi rimetto. E tutti e 10 li hai fatti? Sì, poi alcune cose le avevamo, le abbiamo risistemate. Mi ha dato una grande mano, come Rossella, al solito, Nardini, se no sarebbe stato impossibile. E, è stata una cosa un po' particolare, perché Alessandro non voleva una cosa proprio classica. E voleva qualcosa che richiamasse un'epoca, però voleva qualcosa senza tempo. Senza tempo abbiamo dovuto capire, quindi ho unito un po' di stili, ho messo un po', sì. Quindi non lo so alla fine che cosa... Quindi non l'hai ambientata nell'epoca del No, romanzo. C'è qualcosa che è legato strettamente all'epoca, tipo il mio costume, ma ci sono delle altre cose che escono fuori, che danno un po' più l'idea dell'antico, ma anche del moderno, del contemporaneo. Hai fatto rock. Delle ricerche o sei andata a destro? Ho avuto degli impulsi, delle suggestioni, quindi mi sono un po' lasciata guidare da queste suggestioni. Belle pelliccia, catene, ma nero, scuro, ma non doveva essere dark. Sembra una cosa un po' particolare. Non so che cosa è venuto fuori, io so che mi sono divertita tantissimo a farli, loro stasera. Sono molto contenti. Però qua spunge come una spina. Se amore è brutale con te, tu sii brutale con amore, prendi a lui puntura per puntura e lo metterei giù. Datemi la guaina per metterci dentro il mio viso, una maschera sopra una maschera. Ma che mi importa se un occhio curioso cercherà di scoprire i miei difetti? Adesso andiamo a conoscere la compagnia. Dov'è Romeo? Esatto. Eccoti qua, ecco Romeo. Mi avevi chiamato. Allora, eccoti, vedevo che stavi ripassando un po' la parte, immagino. Io, insomma, ho passato un po' di cose, la lista della spesa, queste cose qua, insomma, quelle che si fanno durante il riscaldamento. Attenzione.
No, felice, felice, un'altra sensazione. Uè, Antonio, felicità peccato di... Romeo con gli occhi chiari, eh? Hai visto? Eh? C'è Romeo e Romeo, c'è chi può e chi non può, io può. In realtà Romeo ha una tresca con la balia. In realtà. Sì. A chi piacerebbe però questa cosa? No, niente, no, ma è stato Alessandro che ci ha detto, come studio sul personaggio, ha detto, voi, tu immagini Romeo che devi sposarti con Giulietta, ma in realtà vorresti la balia. Quindi, vabbè, guarda, non c'è bisogno perché già Antonia la amo, figurati, non ci vuole niente. Giovane di questo nome? Va bene. Ma come? Cioè, va bene il peggio? Ah, oh, molto ben detto in verità! Che saggezza! Che saggezza! Se voi siete Romeo, io desidero farvi una confidenza. Vorrà forse comunicargli un invito a cena? Oh, una ruffiana! Oh, una ruffiana! Romeo, noi andiamo a pranzo da tuo padre. Vieni con noi. Sì, Romeo, portaci a vedere gli altri attori. Gli altri attori. Allora, presentaci. Qui ci sono i miei due amici. Ah, beh, qualcuno si conosce. Sor Mercuzio, Mercuzio e Benvolio. Cari amici loro, lui è mio cugino. Lui invece è un nostro caro amico. Sì. Senti, tu, ma i capelli che hai fatto? Madonna, girati un po'. Cioè, c'è più niente. Corti. Ma non per la parte. No, per un'altra cosa. Okay. Devi tagliare, l'ho tagliato. Come state messi? Tensione? Il giusto. Adrenalina. Guarda pure l'orecchino che fa da personaggio, ecco, sì, appunto. Guarda, ecco, guardiamo i vestiti di Antonia qua. Bellissimo, sì, Antonia stupendi. E qua c'è, aspetta, presentiamo prima gli altri attori e poi andiamo dal regista, certo. Va bene? Perché? Perché il tuo tenero cuore è addormentato. È proprio così quando l'amore non è corrisposto. La pena è grave nel mio petto e tu vuoi ancora aggiungere il peso della tua. Perché l'affetto che mi dimostri accresce il dolore già troppo grande. Lui, allora, io sono i Capuleti. I Capuleti. Lui è il padre Capuleti. Giovanni di Guida, un straordinario. Lui invece è Tebaldo e Paride. È mezzo Capuleti e mezzo che non c'entra niente. Mi sdoppio, esatto. Esatto. Quindi dovrei fare dei trucchi, dei cambi di scena. Cambi di scena molto veloci, ecco, tutto lì, sì. Ce ne mancava uno qui, mi sa, dottore. Quindi è uscito fuori due. Esatto. Massimo. Scordia. Tuttavia... In merito alla mia domanda, che cosa rispondete? Non posso ripetere quello che ho già detto. Mia figlia non ha esperienza del mondo, non ha ancora 14 anni. E poi andiamo dal regista, attore, buonasera, Alessandro. Buonasera a tutti quanti, buonasera Aldo, buonasera alla mia ostia. Alessandro, dove ci sei tu è garanzia di successo. Ma speriamo, speriamo. questa volta siamo alle prese con un testo insomma impegnativo, bellissimo, il testo è meraviglioso, abbiamo scelto una lettura in linea col territorio, in qualche modo. In che senso? Beh, nel senso che Giulietta Romeo è un testo che parla d'amore, ma soprattutto della mancanza d'amore. E all'interno del testo sono presenti molte faide, di lotte, di potere, di poteri forti, e il sacrificio di questi due giovani in qualche modo sancirà una presa di coscienza da parte di Verona, in questo caso da Verona shakespeariana, e noi ci auguriamo che insomma Ostia possa prendere delle prese di coscienza, ma insomma è un riferimento non casuale, eh? Beh, diciamo che è importante che i testi possano parlare all'oggi, comunque sempre, no? È sempre una scelta, il momento in cui uno sceglie di mettere in scena un testo ha un motivo, no? C'è un motivo e spera sempre che parli alle persone oggi, altrimenti insomma diventa meno interessante. Invece speriamo che questa mancanza di buoni maestri raccontato nel testo di Shakespeare sia invece d'auspicio, perché ci siano buoni maestri sempre di più nella nostra contemporaneità. E ad asciugare l'umida rugiada della notte ho raccolto queste erbe velenose, questi fiori dal succo prezioso. La natura è tomba e madre della terra. Il suo sepolcro è il grembo. Senti, il linguaggio è rimasto quello shakespeariano? Il testo non l'abbiamo toccato, l'abbiamo tagliato molto, perché è molto lungo, sono 5 atti nel testo originale, noi l'abbiamo ridotto a 2 atti, anche perché questo è fruibile per le scuole, quindi il nostro obiettivo è quello di portarlo per le scuole, abbiamo delle mattine già programmate, quindi insomma... Sì, ricordiamolo che al Teatro Unione Manfredi saranno le mattine. Anche al Teatro del Lido quest'anno. E anche al Teatro del Lido. Anche al Teatro del Lido. Per chi volesse, basta contattare il Teatro Pegaso. Basta contattare il Teatro Pegaso e insomma i riferimenti ci sono. Certo, anche perché dura qua al fino teatro, al primo dicembre, quindi anche agli insegnanti e professori dei licei, se vogliono venirlo a vedere per proporlo alle scuole, sicuramente insomma, bisogna farlo. Sarà nel calore, nel respiro,
a rivelare la vita. Resterai in questo stato simile alla morte per 42 ore. Poi ti sveglierai come da un sonno tranquillo. Così dal mattino, quando verrà il tuo sposo per svegliarti, ti crederà morta. E parliamo un pochino con Giulietta e poi ci diamo la merda per stasera. Giulietta, prima volta che fai Shakespeare? No, seconda volta. La prima volta ho fatto Ofelia in Amleto. Ah, quindi insomma sei già avvezza a questo linguaggio. Sono già amante di Shakespeare. Senti, sì. Tu che Giulietta sarai? Allora, sarò una Giulietta un po' diversa. Non sono la solita Giulietta romantica. Sono più una Giulietta concreta, ecco. Mi lancerò soprattutto sull'essere concreta e sul basarmi sul farmi salvare da Romeo, in realtà. Ah, ecco. Visti come sei, così bello e perfetto. Romeo, rinuncia al tuo nome. E per quel nome che non è parte di te, prendi me stessa. Ti prendo sulla parola! Però non cambia la storia, quindi... No, la storia non cambia. La sappiamo ovviamente. Già, purtroppo, sì, no? Sì, purtroppo sì. Se questo fosse un veleno che il frate avesse preparato con astuzia per farmi morire, piuttosto che avere disonore da queste nozze, perché proprio lui già mi aveva unita con Romeo. Temo che sia così. Morta! No! Oddio! Aiuto! Cosa sono queste grida? Aiuto! 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 Vita mia! Vita mia! Svegliati! Svegliati, apri gli occhi, ti prego! Dove stavi finora? C'hai da fare tutte le cose finali, no? Allora, io sono... Tu chi sei? Madonna Capoletti in versione Lady Oscar. Fai un personaggio, no. Questa volta ne fai più sono di uno. Sono Madonna Capoletti. Ah, okay. E poi, vabbè, non svegliamo altre cose. Ecco, però sono la mamma di Giulietta, sì, sì. Allora pure te sei un po' in tensione? No. Sempre. Sì. Vabbè, questa è la magia del teatro, no? Sì, sì. Vai, se non ci fosse questa tensione... Allora facciamo un match anche con te. Assolutamente. E ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Vile ancora vivo che l'uccise. E chi è quel vile? Quel vile si chiama Romeo. Ah, ma tra la viltà e lui! Ci sono parecchie miglia di distanza. Che Dio lo perdoni, come faccio io con tutto il mio cuore. Sebbene nessuno faccia soffrire il mio cuore quanto lui. Questo perché quell'assassino traditore è ancora vivo. Ma è vero! Ma perché non è tra questi? Non vedo l'ora di vedervi. Anch'io. Non vediamo. Anch'io l'ora. Stasera lo vedo, domani lo faccio, sì, stasera certo. Lo guardo. Dove ti siedi? Mi siedi fino a te. Mi piacerebbe, vero? Mi tocca. Allora facciamo un merda, non so, sono tutti spariti, stanno tutti in giro. Quindi... Stanno tutti in giro, ripassando, rivedendo. È la prima. Adesso chiudiamo le porte, chiudiamo e ne raduniamo tutti. E ci vediamo dopo. Grazie. Ciao. Prendano pure. Sarà certo la morte, ma sono felice se tu vuoi così. E allora dirò là che quel grigio non è l'occhio del mattino, ma è il fioco riverbero della fronte di Cinzia. Che non è la lodola a battere la volta del cielo così alta su noi. Voglio restare, non voglio più partire. Morte, sarai la benvenuta. Vuole così Giulietta. Ci sono sempre. Sono diversa. È vero. Aldo! Sì, 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 no, che no, ci no, no. Momento del... Beh, ti giuro, io non sono pure la scena. Non date più di me. Sempre così. Abbiamo un Romeo che rompe i pugnali. Mi ha rotto un altro? Sì. Questa sera Romeo ha rotto due pugnali. Romeo ha rotto. Io devo dire che poi, capito? Meno male che mi danno i baci, no, perché poi avrà un po' sul botto. Mio genero. Come andate? Bene. Chi è?
Sì, prima è andato bene. Possono crescere, sì. Sì, possiamo tranquillizzarci e rodarlo. Ragazzi, non cambiatelo. Cambiatevi. Possiamo rodarlo. E venite fino al primo dicembre. Ci sono tante giovani promesse del teatro, sono veramente bravi questi ragazzi. Largo, ai giovani. Bravissimi tutti. Bravi. Bravissimo Tommaso. Grazie a te, grazie a te, sei sempre qui. Ciao, grazie veramente.